Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, facciamo nostra questa invocazione allo Spirito Santo che si trova nel retro del programma di tutte e cinque i mercoledì. Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Accendi in noi quello stesso fuoco che ardeva nel cuore di Gesù, mentre egli parlava del regno di Dio. Fa che questo fuoco si comunichi a noi, così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. Fa che non ci lasciamo tanto soverchiare o turbare dalla moltitudine delle parole, ma che dietro di esse cerchiamo quel fuoco che si comunica e infiamma i nostri cuori. Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo, e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro cuore spento, perché tu lo riaccenda del calore, della santità, della vita, della forza del regno. Ravviva e nutri la nostra fede, il nostro spirito. Donaci leggerezza, agilità, serenità di cuore, perché possiamo con animo quieto e silenzioso ascoltare le meraviglie della tua parola e annunciarle fino ai confini del mondo. Amen. Ecco, sedetevi pure. Almeno quelli che sono stati presenti la volta scorsa, spero proprio che si ricorderanno i passaggi fondamentali. Cerco però di recuperarli, soprattutto per quelli che magari sono presenti questa sera per la prima volta. Siamo partiti dalla domanda: che cosa sta all'origine della fede e della religione cristiana? E abbiamo detto che all'origine non sta un libro. Da questo punto di vista, la religione cristiana non è la religione del libro, ma piuttosto all'origine della fede cristiana, dicevamo, ci sta un avvenimento. Questo avvenimento è che si chiama rivelazione, e che consiste in questo: nel fatto cioè che Dio entra nella storia dell'uomo, si mette in relazione con l'uomo, parla a questo uomo e prima di tutto gli comunica se stesso, il suo desiderio appunto di entrare in relazione d'amore, e gli fa anche conoscere quello che la Dei Verbum chiamava il mistero della sua volontà, e cioè il progetto che Dio ha nei confronti dell'uomo. Tradotto in termini più semplici, gli fa conoscere il senso della vita e il senso della storia. Quindi all'origine ci sta questo avvenimento. Dio entra nella storia dell'uomo e si mette in relazione con l'uomo. Vi ricordate che diceva la Dei Verbum 2: con questa rivelazione il Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa è la rivelazione. E voi capite quindi che non siamo di fronte a una rivelazione semplicemente di concetti, di idee, ma siamo di fronte a un Dio che si mette in contatto, che si avvicina, che stabilisce una relazione e ti chiede di accettare questa relazione per formare una cosa solo con Lui.
per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Vi ricordate che da questo punto di vista abbiamo scelto quel brano del primo libro di Samuele al capitolo 3, dove si racconta che in quella notte, ecco che Dio ha chiamato per ben 3 volte Samuele, questo giovane che stava nel Tempio, ad aiutare il vecchio sacerdote Eli. E finché il vecchio sacerdote si rende conto che era Dio che lo stava chiamando. E allora dice, quando sentirai, se qualcuno ti chiamerà, dirai, parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. E poi il testo dice, venne il Signore, stette accanto a lui, lo chiamò Samuele e gli disse. Questa è la rivelazione. Attenti bene che rivelazione non è soltanto ciò che Dio gli ha detto, ma tutto questo avvenimento. Il fatto di un Dio che si fa accanto all'uomo, che si mette in relazione con l'uomo, e che non parla a distanza, che lo chiama per nome per dire guarda che io già ti conosco, guarda che tu sei già nel mio cuore, e semplicemente chiede di corrispondere a questo amore. Perché vi ho detto che soltanto nella risposta che noi chiamiamo la fede, ecco che allora effettivamente si compie la rivelazione. Nel senso che Dio riesce allora a comunicare se stesso e la sua volontà all'uomo. Ma se l'uomo è chiuso, è come parlare con il muro. E neanche noi parliamo col muro, ma usiamo la parola per stabilire rapporti. Ah, dicevamo anche, certamente con intensità diverse, cioè nel senso che il linguaggio degli innamorati stabilisce una relazione estremamente intensa, e il linguaggio del professore di matematica un po' meno, però tutti, non dimentichiamolo mai, tutti quelli che parlano, anche se non se ne rendono conto, in qualche maniera esprimono sempre se stessi. Questa funzione, che a volte noi dimentichiamo, è determinante. Quindi la parola non ha mai soltanto una funzione informativa, ma ha sempre anche questa funzione che possiamo chiamare espressiva, nel senso che esprime, trasmette, comunica colui che parla. Ed è proprio a partire da questo che ci siamo accorti che anche la Sacra Scrittura chiama la rivelazione proprio con il termine parola di Dio. E quando un profeta comunica a tutto il popolo che appunto ha sperimentato il rivelarsi di Dio, dice il Signore mi ha parlato e egli mi ha detto, oppure oracolo di Yahweh, parola di Dio, ma con significati sempre analoghi. Ecco, poi abbiamo concluso facendo riferimento a Dei Verbum 2, questo documento che è la costituzione dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla rivelazione, che appunto definisce la rivelazione innanzitutto come il frutto dell'intervento libero di Dio. Piacque a Dio rivelare se stesso e comunicare il mistero, cioè il progetto che lui ha sull'uomo. E poi appunto dice, con questa rivelazione il Dio invisibile parla nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici. E vi ho fatto notare che è interessante che avessero discusso se mettere parla agli uomini come ad amici o parla agli uomini come a figli. È prevalso amici. Perché il rapporto di amicizia richiama immediatamente libertà. Gli amici li scegliamo.
il padre e i figli non li scegliamo, li prendiamo come arrivano. Certo, sarebbe stato bellissimo, Dio parla come a figli, però attenti bene che c'è una diversità, per il fatto che in pratica Dio, se avesse detto Dio parla come a figli, vuol dire appunto che Dio continua a amare gli uomini perché sono suoi figli, ma non esprime immediatamente la relazione, perché potrebbe anche darsi che un figlio abbandona il padre e non vuole sapere dell'amore del padre. Quando invece si parla di amici, l'amico è per definizione colui che è in relazione, altrimenti non è più amico. Quindi il concetto di amico esprime immediatamente la reciprocità, o l'amicizia c'è o non c'è, mentre invece la paternità e la figliolanza, così come la fraternità, esiste anche se tu non la vuoi. È così, punto e basta. D'accordo? Questo è quanto abbiamo scoperto la volta scorsa. Quindi la rivelazione non è semplicemente una informazione su determinate verità, fatti, ma prima di tutto è questo entrare di Dio nella storia dell'uomo e mettersi in relazione con Lui e comunicargli prima di tutto se stesso. Cioè gli dona se stesso prima ancora che dirgli delle cose. Gli dona se stesso. E poi gli aiuta anche a capire qual è il senso della vita, della storia, eccetera. Oggi facciamo un passo ulteriore. Allora, questo discorso della rivelazione, che cosa ha a che fare con Gesù? Perché finora non abbiamo ancora parlato di Gesù. Tutto quello che abbiamo detto va benissimo anche per l'Antico Testamento. E che cosa apporta Gesù? Qual è, potremmo dire, la novità di Gesù? È il tema di questa sera. Allora io partirei da una domanda sulla quale potete anche confrontarvi, parlare e poi cominciamo a sentire un po' come la pensate. La domanda è questa: perché Dio ha mandato il suo figlio Gesù nel mondo? Perché Dio ha mandato Gesù nel mondo? E cioè, quale opera gli ha dato da compiere? Provate a parlarne. La salvezza. Scopo dell'invio di Gesù, del figlio da parte del padre, la salvezza. Per farlo conoscere. Per farlo conoscere. Altri? Per rivelare la presenza oltre la parola. Per rivelare la presenza. Poi dopo, quando diciamo salvezza, possiamo aggiungere redenzione e tutto. Ecco, la risposta allora chiedo scusa se leggiamo la parola di Dio dal foglio, sarebbe così più significativo se la leggessimo dalla Bibbia, però vedo che la maggioranza non ha la Bibbia, non ha portato la Bibbia, qualcuno è stato bravo, ecco, se la portate la volta prossima magari eventualmente prima di tutto vi dico due indicazioni su come trovare i passi della Bibbia, ma lo saprete già tutti, quindi, però una cosa molto veloce. E poi magari possiamo leggere direttamente dalla Sacra Scrittura la volta prossima, va bene? Però per questa sera leggiamo ancora semplicemente dal testo. E il testo di riferimento per trovare una risposta alla nostra domanda per quale motivo Dio ha mandato il proprio figlio nel mondo è il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Allora, vuoi leggere tu? Sì. Questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre,
l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Allora il testo dice, io ti ho glorificato sulla terra, versetto 4, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Oh, tenti bene che il contesto è quello dell'ultima cena. E Gesù, che alla vigilia della sua morte, fa una sorta di bilancio della sua storia e lo fa direttamente davanti a Dio con questa preghiera. È una preghiera al Padre. E dice appunto al Padre: io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E in che cosa consiste questa opera? Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Se avete notato, non dice immediatamente è che l'opera che il Padre gli ha dato da compiere è la salvezza, è la redenzione. Ma dice che l'opera è manifestare il nome di Dio agli uomini, che vuol dire anche far conoscere il nome di Dio agli uomini. Ora, voi sapete che per la Bibbia il nome esprime la persona. Quindi, quando dice ho manifestato il tuo nome agli uomini, non significa semplicemente che ci ha detto come si chiama Dio. No? Nell'Antico Testamento Yahweh, e magari nel Nuovo, Padre, non è semplicemente questo. Ma il nome indica esattamente la persona stessa. Quindi dice, io ho manifestato il tuo volto, io ho trasmesso agli uomini chi tu sei, la tua identità, il tuo volto, il tuo mistero. E attenti bene che usa il verbo manifestare sopra conoscere. E per noi il termine conoscere, o il verbo conoscere, richiama immediatamente una operazione di tipo intellettuale. Voi sapete che nella Bibbia il verbo conoscere è invece estremamente impegnativo, a tal punto che può indicare anche una relazione d'amore tra marito e moglie. Quando ad esempio nell'Annunciazione l'angelo appunto annuncia a Maria: diventerai madre, lei dice: ma come è possibile? Io non conosco uomo. Tenti bene, non significa che non conosceva Giuseppe, erano già fidanzati, ma faceva a non conoscerlo. Ma appunto voleva dire, secondo la tradizione, io non ho intenzione di avere rapporti sessuali, o comunque dice io non ho rapporti sessuali. Non era poi così stupida, è come si fa a concepire se non si hanno i rapporti sessuali. Però è interessante che usi il verbo conoscere, perché nella Bibbia molte volte il verbo conoscere indica proprio questo. Quindi quando qui si dice che l'opera che il Padre ha dato a Gesù è quella di far conoscere, di manifestare il nome di Dio agli uomini, significa appunto che deve farlo conoscere, ma in una relazione d'amore, per cui la conoscenza di Dio ti cambia la vita, ti fa sentire che Dio abita dentro di te. Quindi non è più soltanto un'operazione intellettuale, ma un'operazione che coinvolge tutta la persona, il tuo intimo, la tua volontà, la tua affettività, tutto di te. Ed è proprio per questo che, proprio come dicevamo la volta scorsa, se la rivelazione non è semplicemente comunicazione di verità, ma è comunicazione di se stesso da parte di Dio che entra in relazione d'amore, di amicizia, allora ecco che anche Gesù può dire che facendo questa operazione, far conoscere, quindi adesso possiamo usare
il verbo che a noi questa sera interessa più, rivelare il volto di Dio, in questo non c'è soltanto il far conoscere intellettuale, ma addirittura il dare la possibilità di sperimentare la vita eterna. E cioè di vivere la relazione che rende la vita bella, addirittura essendo partecipazione alla vita di Dio che non muore più, che passa oltre la morte, va al di là, il paradiso. E guardate cosa dice al versetto terzo: questa è la vita eterna, che conoscono te, o Padre, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, che non è, ripeto fino a stancarvi, non è semplicemente il fatto che io ho studiato, conosco Dio. Questa non è la vita eterna, ma la vita eterna è quel conoscere che equivale appunto a una conoscenza d'amore, a una conoscenza intima, che vuol dire relazione d'amore. Ecco perché allora dobbiamo dire: lo scopo per cui Dio ha mandato il suo figlio è proprio quello di far conoscere in senso profondo il volto di Dio, o, se vogliamo dirlo con un altro termine anale, di rivelare il vero volto di Dio, facendo sì che laddove questa rivelazione viene accolta già inizia la vita eterna. E cioè la bellezza di una vita è che è caratterizzata dalla presenza e dalla relazione d'amore con Dio e con gli altri. Questa è la vita eterna, la pienezza di vita. Il paradiso è questo. Va bene? Adesso, detto questo, dobbiamo riconoscere però che la rivelazione di Dio da parte di Gesù, ecco che ha alcune caratteristiche particolari. Se volete possiamo dire anche: Gesù presenta delle pretese, ha delle pretese a proposito della rivelazione di Dio, e adesso le vediamo. Allora, prima pretesa è proprio questa: Gesù dice, sì, sono la rivelazione di Dio, attraverso di me Dio si rivela all'uomo, ma io non sono come gli altri che rivelavano il volto di Dio, che erano i profeti. Allora, vi ricordate quando Gesù dice ai suoi contemporanei che nel giudizio saranno condannati? Perché dice: ecco che Giona, ecco che i Niniviti alla predicazione di Giona si sono convertiti, e invece voi alla mia predicazione non vi siete convertiti. E aggiunge: ebbene, qui c'è uno che è più grande di Giona. Quelli là si sono convertiti alla predicazione di Giona, e Giona era un profeta. E Gesù dice: bene, io sono più di Giona, sono più che un profeta. Sono più che un profeta, e invece voi non vi siete convertiti. Questo è una grave colpa. Quello là ha obbedito a un profeta, voi non obbedite a uno che è più di un profeta. Non soltanto Gesù, permette così questo verbo, pretende di essere di più degli altri mediatori della rivelazione di Dio, ma Gesù addirittura lascia intendere che la sua rivelazione è qualcosa di unico, cioè che può rivelare Dio come lui non ce n'è nessun altro, soltanto lui. Allora vedete capitolo 11 di Matteo, versetto 27, avete visto? È il secondo testo. Dice Gesù: ecco che nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio,
e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E facciamo attenzione a quel nessuno. Cioè non c'è nessun altro che sia in grado di rivelare il volto del Padre al di fuori del Figlio. Quindi esiste una unicità. Non ce ne sono due, tre, quattro. No, ce n'è uno solo. Perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E vedete per piacere anche il primo capitolo di Giovanni, che ho citato immediatamente dopo, al versetto 18, dove dice: Dio, nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. O qui dice nessuno, ed è ritorno di nuovo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e quindi no, nessuno ha mai visto Dio. E quindi come fanno a rivelare Dio se non l'hanno mai visto? Cioè, lascia intendere, i profeti parlano per sentito dire. E lui dice, io parlo perché ho visto. E perché? Perché, e qui ecco il motivo fondamentale, perché il Figlio unigenito. Cioè, in pratica Gesù è in grado di rivelare Dio in una forma unica, diversa, rispetto agli altri, perché lui è il Figlio. Lui è il Figlio. Cosa vuol dire che è il Figlio di Dio? Ecco, lo possiamo capire leggendo tutto, anche se ho saltato qualche versetto, tutto il prologo di Giovanni, Giovanni 1:1-18. Ecco, leggi ancora per piacere. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. E certamente avrete capito che questo testo del prologo di Giovanni è estremamente denso, profondo, per certi versi supera la nostra capacità di capire, di spiegare tutto, però possiamo percepire qualcosa di fondamentale. Molte volte i bambini cominciano a dirti: ma chi è che c'era prima della mia mamma? E tu dici: c'era la nonna. E prima della nonna, beh, c'era la bisnonna. E prima, cioè, nella loro piccola testolina vorrebbero sapere cosa c'era all'inizio del tutto. Cosa c'era prima? Attenti bene, cosa c'era prima che ci fosse il mondo? Ecco, la risposta, San Giovanni la dice così, in principio, che attenti bene non è il principio della storia, ma è il principio assoluto dell'essere, cioè da quando c'è stato qualcuno che è all'inizio soltanto Dio. Va bene? Allora, in principio che cosa c'era? In principio era il Verbo. E il Verbo era presso Dio. E il Verbo era Dio.
Allora, il testo che abbiamo appena ascoltato, potremmo dire, ci presenta la storia del Verbo. Il Verbo presso Dio, il Verbo nella creazione, il Verbo nell'incarnazione. Oh, innanzitutto, voi sapete che il termine Verbo è la traduzione, è in qualche maniera latinizzata, del greco, perché in greco è logos, in latino verbo, e di per sé la traduzione italiana è parola. Il verbum è la parola. Quindi si è preferito mantenere verbo perché è un po' più pregnante del nostro termine parola, perché dice poco, no? Il verbo invece. Però fondamentalmente, vi ricordate che dicevamo che la rivelazione è parola di Dio, e qui dice quella roba qui. Però dice che in principio era, diciamo pure, la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Uno dice, boh, chi ci capisce qui? Per poter capire qualcosa di più, permettete uno sfoggio di cultura, va bene? E di per sé in greco dice, in principio era la parola, e la parola era presso il Dio, con l'articolo, e la parola era Dio. Cioè ti dice che la parola era Dio, ma non è il Dio. E sappiate che nel Nuovo Testamento, quando si mette l'articolo il Dio, si identifica per lo più il Padre. Quindi qui abbiamo uno squarcio sul mistero trinitario. All'inizio cosa c'era? C'è soltanto questo Dio che è amore, fatto di relazioni. Fatto di relazioni talmente perfette per cui i tre sono una cosa sola, sono un unico Dio. Qui dice, in principio era la parola. Ora voi sapete che la parola esiste perché qualcuno l'ha detta, va bene? E vuol dire che questa parola è ciò, è ciò con cui il Padre si è espresso, e ha detto se stesso, l'ha detto nella parola. Quindi, per dire, quando in altri termini si dice che il Figlio è generato dal Padre, qui lo esprime così. Il Padre ha detto il Figlio dicendo la sua parola, ma una parola carica di sé, per cui il Figlio è un tutto uguale al Padre, ma è appunto non il Padre, ma è il Figlio, esattamente come la parola. Quindi dice che all'inizio c'era questa parola e che stava di fronte a Dio, cioè dialogava con Dio. Dio ha detto questa parola e la parola risponde, perché è una persona. E il rapporto che esiste tra il Padre e la parola, che poi viene chiamata Figlio, ecco, se volete, si chiama lo Spirito Santo. E se permettete possiamo fare questa esemplificazione. È evidente che tra marito e moglie che si vogliono bene, la relazione d'amore tra i due non esiste se tu togli o l'uno o l'altro, quindi è legata ad ambedue. Però quella relazione d'amore non si identifica né con l'uno né con l'altro, è qualcosa d'altro. Non puoi dire io sono la relazione, no, tu sei uno, lei è un'altra, e insieme c'è una relazione che vi lega. Ecco, nel mistero trinitario, chiedo scusa alla Santa Trinità se permetto di dire queste cose perché so che è più grande di me, ecco, nel mistero trinitario abbiamo il Padre che si dice, si comunica nel Figlio, e il Figlio che risponde al Padre nell'amore. E questo dialogo d'amore, questa relazione reciproca d'amore, è lo Spirito Santo.
Guardate che è per questo che già c'è una intuizione, già nell'Antico Testamento. Si dice che, certo, già la creatura umana, maschio e femmina, sono immagine di Dio. Però già l'Antico Testamento percepisce che sotto certi aspetti c'è un'immagine più perfetta di Dio. Sapete qual è? Quella della coppia umana. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Due, ma uno. Nel mistero trinitario, tre, ma uno. Perché? Perché appunto c'è questa perfezione dell'unità dell'amore, per cui sono una cosa sola, un unico Dio, che però è relazione. Ora, qui poi si dice che il verbo, la parola, dice è esattamente colui per mezzo del quale tutto è stato fatto. Chi è che si ricorda com'è che Dio ha creato tutto nella Genesi 1-2? Dio disse, cioè ha detto una parola, e la parola è il Figlio, va bene? Per dire che tutto è stato creato per mezzo della parola, ma la parola appunto è esattamente Lui. E poi dice, finalmente, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre pieno di grazia e di verità. E qui abbiamo il Verbo nell'incarnazione. E a questo punto, quando il Verbo si fa carne, ecco che non è più semplicemente la parola detta da Dio e che sta semplicemente in relazione con Dio, punto e basta. Ma è la parola di Dio detta per noi. Non è più per il Padre, ma è la parola di Dio detta per noi, perché adesso noi possiamo ascoltare quella parola e quindi attraverso di Lui Dio parla a noi. Dio parla a noi. Però è interessante quello che appunto qui si dice. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Vi ricordate la rivelazione di Dio a Samuele? Usava lo stesso verbo. Venne il Signore e stette accanto a lui e gli parlò. Così si dice, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in me. Ecco, la rivelazione in Gesù coinvolge tutto questo avvenimento. Quando appunto la parola di Dio si fa carne in un uomo che si chiama Gesù e questo entra ad abitare in questo mondo insieme con noi, sta accanto a noi, si mette in relazione con noi. Però avete notato che si parte con il concetto del verbo. In principio era il verbo. E alla fine invece, al versetto 18, questo verbo cos'è che diventa? Il verbo diventa il Figlio. E in principio era il verbo. E poi Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito, che nel seno del Padre, che è Dio nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Quindi vuol dire che il verbo è il Figlio. Ora vi chiedo, secondo voi, che analogia c'è tra la parola detta da un uomo e un figlio di un uomo? Beh, ovviamente la diversità è enorme, ma c'è qualcosa di analogo. Non vi ricordate quando, soprattutto le brave signore che sono fatte apposta per fare i complimenti, vedono il papà che va in giro col passeggino e dentro c'è un bambino, spero ci sia un bambino,
perché una volta io ho fatto un complimento al papà e poi c'era dentro il cagnolino, oddio, oh no, ho sbagliato tutto, va bene. No, quando il papà va in giro col suo bambino e la bella signora che dice, ma che bello, tutto suo padre. Cioè, che cosa vuol dire? È che nella mentalità umana il figlio è l'espressione del padre. E che cos'è la parola? È l'espressione, abbiamo detto, di chi la dice. Abbiamo mica detto così. Attraverso la parola noi esprimiamo noi stessi. Ecco perché allora colui che ha preso carne può essere detto o verbo incarnato, il figlio incarnato. Comunque sono l'espressione di Dio, attraverso cui Dio comunica se stesso, è la perfetta espressione di Dio, la perfetta espressione di Dio. Ed è proprio a partire da qui che riusciamo a capire la risposta che Gesù dà a Filippo. Insomma, povero Filippo sente Gesù che continuamente parla del Padre e gli dice, ma Gesù, insomma, mostraci il Padre e finiamola. E Gesù gli dice, Filippo, da tanto tempo sono con te, non mi hai ancora conosciuto. Chi vede me, vede il Padre. Il che vuol dire è che Gesù è, potremmo dire, il volto visibile del Padre invisibile. È la sua espressione all'interno della Trinità, è la sua espressione eterna. Con l'incarnazione è la sua espressione visibile a noi. Ma è la sua espressione. È l'unica espressione perfetta e completa di Dio. Per cui se vogliamo sapere chi è Dio e non sbagliarci nel dare una risposta, dobbiamo guardare a tutto quello che Gesù fa, a tutto quello che Gesù dice. Anzi, la diversità tra Gesù e i profeti, proprio perché Gesù è il figlio, sta in questo. E che i profeti e sono i mediatori della rivelazione di Dio per quello che dicono. Mentre invece Gesù, essendo il figlio, il verbo incarnato, è il mediatore della rivelazione di Dio per quello che è. Perché è già il figlio, è già il verbo, è già la parola. Anche se non parla, è già contemplando lui, appunto, come diceva Filippo, tu puoi vedere il volto visibile di Dio. Ecco perché allora in Gesù tutto è rivelazione di Dio, non soltanto quello che dice, non soltanto quello che fa, ma prima di tutto quello che è, per quello che è. E a questo punto facciamo un ultimo passaggio, vediamo se ho detto tutto. Ok, facciamo un ultimo passaggio. Abbiamo visto quindi che Gesù è la rivelazione di Dio, ma ha una pretesa di non essere come gli altri mediatori di rivelazione, perché lui non è un profeta semplicemente, è più che profeta, e la motivazione è che il figlio è la parola stessa personale di Dio. Va bene? Ma proprio per questo, no? Ecco che la sua rivelazione è unica, non assomiglia assolutamente a quella degli altri, ha una sua unicità. Vi ricordate? Nessuno. Guarda che tremendo quel nessuno. Qui il testo che abbiamo appena ascoltato del primo capitolo di Giovanni, attenti bene che dice quella espressione, e il verbo si fece carne, siamo al versetto 14,
e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Che si potrebbe tradurre pieno della grazia e della verità di Dio. Cioè, Gesù Cristo, ecco chi è colui che porta a pienezza la rivelazione di Dio. È la rivelazione piena. La rivelazione di Dio per mezzo degli altri è sempre incompleta. Soltanto la sua è piena. La rivelazione piena di Dio. Per cui non dobbiamo aggiungere altro. Ma questo voi capite che allora lascia intendere che la rivelazione di Dio per mezzo di Gesù, potremmo dire, è la rivelazione definitiva. Perché quando una realtà è completa e perfetta, ovviamente non possiamo aggiungere più nient'altro. Oh, guardate che Gesù mostra questa pretesa. Quando ad esempio dice: non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, che è l'Antico Testamento. Cosa viene dopo? Non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a portare a compimento. Quindi vuol dire che lui porta a compimento la rivelazione dei profeti. E quindi la rivelazione dei profeti, ovviamente, è incompleta, è incompiuta. Oppure, quando nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, Gesù dice: avete inteso che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Cioè, si permette addirittura di cambiare qualcosa che è stato detto, è come parola di Dio nell'Antico Testamento. E uno dice: che pretese ha questo qua? Ve l'ho detto la volta scorsa, dovrebbe farci riflettere sempre il fatto che i primi a condannare Gesù sono stati i sacerdoti. Gesù è stato condannato dai sacerdoti, e cioè da quelli che avevano a che fare con Dio, e quelli addetti al culto di Dio, quelli addetti appunto alla parola di Dio, proprio questi lo hanno condannato. Perché? Perché percepivano che presentava un Dio diverso da loro. Allora appariva diverso, perché il volto di Dio che loro avevano interiorizzato non corrispondeva esattamente a quello di Gesù. Per questo l'hanno fatto fuori. Però questo ci dice della particolarità della rivelazione di Dio da parte di Gesù. Non è così pacifica, è qualcosa di unico. Ma essendo perfetta è anche definitiva, non c'è più da aggiungere niente. Questo ce lo fa capire l'autore della lettera agli Ebrei. Allora leggiamo, girate il foglio, e ecco che dice l'autore della lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria, e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Innanzitutto avete notato che dice: egli, che appunto Gesù, il Verbo fatto carne, il Figlio, dice è irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza. Cioè, quello che vi dicevo prima è l'espressione del Padre, è colui nel quale il Padre si è detto, è appunto l'impronta del Padre, gli ha lasciato la sua impronta, come appunto, ripeto, la bella signora che dice tutto suo Padre, è tutto suo Padre.
così è il figlio. Va bene? Questo per ribadire quello che abbiamo già detto. La lettera agli ebrei, che nei tempi passati si riteneva scritta dall'Apostolo Paolo, ma che oggi tutti gli esperti di Sacra Scrittura dicono che probabilmente non è di Paolo, ma magari di un suo discepolo, è stata scritta per dei cristiani che provenivano dall'ebraismo. Quindi Tebeca non è stata scritta per degli uomini di religione giudaica, come sembrerebbe dire, non è stata scritta agli ebrei di religione giudaica, ma è stata scritta agli ebrei di religione cristiana. D'accordo? Però cos'è che è successo? L'autore si accorge che quando incominciano le prime piccole o grosse persecuzioni nei confronti dei cristiani, quando dico piccole persecuzioni vuol dire che non è che gli tagliavano la testa, però ad esempio dicevano: chi aderisce a Gesù non può più accedere alle cariche pubbliche, non ha più diritto ad esempio a diventare senatore, eccetera, queste cose, va bene? Il fatto dell'essere discepolo di Gesù incomincia a comportare delle conseguenze alquanto spiacevoli, fino a essere radiati dalla sinagoga, per cui non potevano più entrare nella sinagoga, capite, per un ebreo, insomma. E allora, qualche cristiano proveniente dall'ebraismo è tentato di tornare indietro, cioè di ritornare a Mosè, di ritornare alla legge. E l'intento dell'autore della lettera agli ebrei è appunto quello di far vedere che tornare indietro è una perdita, perché Gesù è più di Mosè. Cioè, per dire, guardate che non ci guadagnate niente a tornare indietro, perché qui abbiamo la pienezza, abbiamo la perfezione. Va bene? E proprio per questo l'autore della lettera agli ebrei prende in considerazione tutte le istituzioni della religione giudaica e fa il confronto tra religione giudaica e religione cristiana. E questo è un caso tipico che riguarda proprio la rivelazione. Avrete notato che appunto in questo testo si fa il confronto tra la rivelazione di Dio nell'Antico Testamento e la rivelazione di Dio nel Nuovo Testamento. Allora, innanzitutto, chi è che parla? Oh, guardate il testo. Avete notato? Dio che aveva parlato molte volte nei tempi antichi, oggi ha parlato a noi. Quindi, il Dio che ha parlato nei tempi antichi è quello che ha parlato oggi per mezzo del Figlio, è sempre lo stesso. Questo è una cosa importante, perché l'autore ti dice: guarda che abbiamo a che fare con lo stesso Dio, perché c'è qualcuno che diceva: beh, il Dio dell'Antico Testamento non è quello di Gesù, perché quello è un Dio violento, è un Dio che non perdona, sapete le solite cose, invece Gesù è misericordia, il Dio di Gesù è misericordia. No, l'autore dice, ecco, che il Dio che parla è lo stesso, ha parlato nell'antico, ha parlato nel nuovo, quindi abbiamo a che fare con questa continuità. Dopodiché però, ecco, distingue tra il parlare di Dio nell'Antico Testamento e il parlare di Dio nel Nuovo Testamento, ma facendo proprio un confronto tra i vari termini. Allora, per quanto riguarda l'Antico Testamento, si dice che Dio ha parlato quando? Quando è che ha parlato? Nei tempi antichi, quindi potremmo dire anticamente. Anticamente, questo Dio ha parlato a chi? No, leggete bene, ha parlato ai padri. E attenti bene che i padri
non sono soltanto i patriarchi, per l'autore della lettera sono tutti i fedeli dell'Antico Testamento, sono i padri. Quindi Dio anticamente ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Va bene, fermiamoci qui per il momento. Cominciamo a vedere il corrispettivo. Allora, nell'Antico Testamento Dio aveva parlato nei tempi antichi e invece per il Nuovo Testamento si dice che Dio ha parlato ultimamente in questi giorni, diciamo oggi. E a chi ha parlato oggi? A noi. E ha parlato per mezzo del Figlio. E ovviamente cominciamo già a intuire che il confronto va a favore del Nuovo Testamento. Perché? Perché il Figlio non è semplicemente un profeta. Perché il Figlio dice quello che ha visto. Gli altri dicono quello che hanno sentito. Va bene? Quindi, ripeto, già noi cominciamo a intuire che l'autore della lettera ti sta dicendo: guarda che la rivelazione di Dio nell'Antico Testamento è incompiuta, è incompleta, è imperfetta. La perfezione l'abbiamo soltanto nel Nuovo, perché è la rivelazione mediante il Figlio. Vediamo, l'autore come fa a farci capire che la rivelazione di Dio nell'Antico Testamento è incompleta? Qual è l'espressione che utilizza? Bravissima, molte volte. Provate a pensare, perché Dio nell'Antico Testamento doveva parlare molte volte? Perché non riusciva mai a comunicarsi tutto, perché lo strumento recettivo era debole, era povero, era fragile, era un uomo. E un uomo non è mai capace di accogliere tutto il mistero di Dio. E quindi che cosa doveva fare? Continuamente aggiungere qualcosa. Per questo nell'Antico Testamento Dio parlava molte volte. Non riusciva mai a dirsi tutto, a comunicarsi, a comunicare il suo progetto in maniera definitiva. Perché l'umino capisce pochino e quindi sì, è in grado di recepire, ma recepisce qualcosa, non puoi pretendere. È un po' come i genitori che al bambino di 5 anni gli dicono qualcosa e anche se poi lui pensa delle castronerie, gliele lascia pensare e dice vabbè, questo gliele dirò un'altra volta. È mica così. Perché? Perché non è in grado di recepire tutto. Così ha fatto Dio nell'Antico Testamento. Ecco perché dice che nell'Antico Testamento Dio ha parlato molte volte. Ora, secondo voi, al molte volte, che cosa dovrebbe corrispondere, anche se non sta scritto? Una volta per sempre. Attraverso i profeti parlava molte volte, perché doveva sempre aggiungere qualcosa. Ma adesso
che nel Figlio può dirsi tutto, può darsi tutto, non ha più bisogno di aggiungere altro. E difatti, ecco che l'autore, anche se qui non lo scrive, intende proprio questo. Perché è esattamente quello che lui vuol dire. Per il fatto che tutta la lettera agli ebrei è costruita così. Nel confronto per le varie istituzioni ebraiche, ecco che appunto l'autore dice, ad esempio, nell'Antico Testamento, ecco che esistevano molti sacerdoti, perché la morte impediva di durare per sempre. Ma ora, il Figlio, poiché vive eternamente, ha fatto questo una volta per sempre. Nell'Antico Testamento venivano offerti tanti, tanti sacrifici. Ecco, in molti sacrifici. Il Figlio ha offerto se stesso una volta per sempre. Cioè, nel senso che non ha bisogno di morire continuamente, lo ha fatto una volta per sempre. Ecco allora, la rivelazione di Dio, ripeto, questo intervento di Dio che si mette in relazione con l'uomo, rivela e comunica se stesso e fa conoscere il senso della storia, trova il suo compimento in Gesù. Vogliamo sapere allora chi è Dio? Dobbiamo guardare a Gesù, a quello che dice, a quello che fa, a quello che è. Vogliamo sapere qual è il senso del nostro essere su questa terra? In ultima analisi, non è sufficiente guardare l'Antico Testamento, bisogna guardare a quello che ci rivela Gesù, il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, dice la Dei Verbo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura. E questa è la meta, questo è il senso. Ecco, adesso, diciamo così, prima di affrontare alcune questioni aperte, ecco, vi invito a leggere quello che dice la Dei Verbo 4. Ecco, ripeto, fino a tediarvi, la Dei Verbo è la costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Divina Rivelazione. E al paragrafo 4 parla proprio di Gesù come la pienezza della rivelazione. Ce l'avete lì scritto, guardate, io chiedo ancora alla nostra lettrice. Dopo aver a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, Dio, alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo Eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio. Gesù Cristo, dunque, Verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, parla le parole di Dio e porta a compimento l'opera di salvezza affidatagli dal Padre. Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre, col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione tra i morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna. L'economia cristiana, dunque, in quanto è l'alleanza nuova e definitiva, non passerà mai e non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica
prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. Avete notato quello che dice lì a metà circa? Dove ci aiuta a capire in che modo Dio rivela, scusate, in che modo Gesù rivela Dio, in che modo Gesù rivela il Padre. Dice, perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre, col fatto stesso della sua presenza, e cioè Gesù rivela Dio con il fatto stesso della sua presenza, anche se non parlasse, la sua presenza è già rivelazione di Dio. E da questo punto di vista, guardate che è meraviglioso, almeno per me, il brano di Marta e Maria, dove si dice che Maria si siede ad ascoltare Gesù, mentre Marta è tutta presa, no, a preparare da mangiare per Gesù, una cosa bellissima ovviamente, e invece Maria sta lì seduta, ascolta e contempla Gesù, e in quel volto di Cristo percepisce il mistero di Dio, tutto il mistero di Dio, se lo beve giù. Ed è per questo che, attenti bene, Gesù gli dice: Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti agi per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Cosa vuol dire? Vuol dire che alla morte Marta finirà di fare tutti i suoi molti servizi, ma quello che ha fatto Maria continuerà, perché è il paradiso. Cosa facciamo in paradiso? Contempliamo e godiamo della presenza di Dio e dei fratelli. Non dobbiamo mica fare più da mangiare, lavare la biancheria. È per quello che dice, non le sarà tolta. Cioè, praticamente l'unica cosa è che incomincia da questa terra e va a finire anche nell'altra. Va bene, questo mi pare abbastanza importante. Quindi dice, col fatto stesso della sua presenza, con la manifestazione che fa di sé, con le parole, con le opere, con i segni, con i miracoli, e specialmente, attenti bene a questo, con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e infine con l'invito dello Spirito Santo, compie e completa la rivelazione, la porta a compimento. Però dice specialmente con la sua morte, la sua risurrezione, l'invio dello Spirito. Perché effettivamente, dov'è che noi in forma insuperabile abbiamo potuto intravedere il mistero di Dio come amore? Quanto ha dato tutto in Gesù, perché non c'è amore più grande di questo. Lo aveva capito molto bene il centurione sotto la croce, secondo il Vangelo di Marco. Perché c'è questa particolarità. Il centurione, dice Marco, vistolo morire così, disse: questo uomo era figlio di Dio. Guardate che gli altri discepoli, gli apostoli, erano giunti alla fede perché avevano visto i miracoli, quindi le opere di potenza. Questo qui invece dice: no, questo è figlio di Dio, perché non ho mai visto uno a morire così amando. Perdonava, pregava il Padre. Padre, perdonali, non si infuria, non vuole mandare all'inferno nessuno. Oggi sarai con me in paradiso, perfino il ladro. E c'è lui. Questo uomo era il figlio di Dio, ma vedendolo morire così. Quindi vuol dire che davvero la morte e la risurrezione sono quasi quasi l'avvenimento che più di tutto rivela il vero volto di Dio. Come amore, come colui che per l'uomo, anche peccatore, anche chi lo mette in croce, però dà tutto, perché dice: tu sei mio figlio, io non smetterò mai di amarti. Ecco, questo qua è l'amore grande. Ultima osservazione. Vedete le ultime quattro righe. L'economia cristiana, l'economia qui non,
non dice riferimento ai soldi, ma equivale alla storia. La storia cristiana, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai. E non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo, cioè prima del ritorno alla fine dei tempi. Secondo voi, perché dice non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica? Perché quell'aggiunta pubblica? Per il fatto che lascia intendere che ci potrebbero essere delle rivelazioni private. Perché se avesse detto non ci sarà più nessun'altra rivelazione, sono escluse tutte. Mentre invece il Concilio dice ci potrebbero essere delle rivelazioni private. Ma se, ad esempio, si dice che Gesù Cristo, il Sacro Cuore, abbia parlato a Santa Margherita Maria Alacoque. Oppure si dice che Dio attraverso la Vergine Maria di Lourdes di Fatima ha mandato degli messaggi. Va bene, sono forme, se volete, attendimi, sono rivelazioni private. Cosa vuol dire? Vuol dire, e lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è che non appartengono al deposito della fede. Detto in parole più semplici, che un cristiano non è tenuto a credere alle rivelazioni private. Se ci vuole credere, va bene. Se non ci crede, può essere un ottimo cristiano, anche senza crederci. Perché? Perché lascia intendere, appunto, che non ci può essere un'altra rivelazione che aggiunge qualcosa a Gesù, alla rivelazione di Gesù, perché se è già completa, è completa. Quindi non ci sarà mai un'altra rivelazione che pretenda di dire ancora, di aggiungere, di in qualche maniera potremmo dire completare ulteriormente la rivelazione di Dio in Gesù. Ecco perché bisogna distinguere bene tra rivelazione di Gesù e le rivelazioni private, i messaggi della Madonna. Io non sto dicendo che non siano veri, non sono competente, però comunque, a scanso di equivoci, sono rivelazioni a cui non sono obbligato a credere. Mentre invece se uno non crede alla rivelazione di Gesù non è più cristiano, ovviamente, perché lì si gioca la fede cristiana. Mi sono spiegato. E potremmo leggere a conclusione eventualmente dopo leggiamo, affrontiamo qualche problema aperto. Vuoi leggere tu così lasciamo riposare la signora? Hai gli occhiali giusti. Lunga? Certo. Porto che è lunga. Qui c'è la valenza. Ora che la fede è basata in Cristo e la legge evangelica è stabilita in quest'era di grazia, non è più necessario consultare Dio, né che Egli parli o risponda come allora nell'Antico Testamento. Infatti, donandoci il Figlio Suo, che è la Sua unica e definitiva parola, ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più nulla da rivelare. Questo è il senso genuino del testo in cui San Paolo vuole indurre gli ebrei a lasciare gli antichi modi di trattare con Dio secondo la legge mosaica. E a fissare lo sguardo solamente in Cristo. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Con queste parole l'Apostolo vuole far capire che Dio è diventato, in un certo senso, muto, non avendo più nulla da dire,
perché quello che un giorno diceva parzialmente per mezzo dei profeti, l'ha detto ora pienamente, dandoci tutto nel Figlio suo. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa lo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità. Dio infatti potrebbe rispondergli: «Questi è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Se ti ho già detto tutto nella mia parola che è il mio figlio e non ho altro da rivelare, come posso risponderti o rivelarti qualche altra cosa? Fissa lo sguardo in Lui solo e vi troverai anche più di quanto chiedi e desideri. In Lui ti ho detto e rivelato tutto. Tu infatti domandi locuzioni e rivelazioni che sono soltanto una parte, ma se guarderai in Lui vi troverai il tutto, poiché Egli è ogni mia locuzione e risposta, ogni mia visione e rivelazione, in quanto io vi ho già parlato, risposto, manifestato e rivelato ogni cosa, dandovelo per fratello, compagno, maestro, prezzo e premio. Dal giorno in cui sul Tabor discesi con il mio spirito su di lui dicendo: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, cessai di istruire e rispondere in queste maniere ed affidai tutto a lui. Ascoltatelo, perché ormai non ho più materia di fede da rivelare e verità da manifestare. Prima parlavo, ma unicamente per promettere Cristo, e gli uomini mi consultavano solo per chiedere e aspettare Lui, nel quale dovevano trovare ogni bene, come ora tutta la dottrina degli evangelisti e degli apostoli fa capire. Colui che ora mi consultasse in quel modo e desiderasse che io gli dicessi e rivelassi alcunché, sotto un certo aspetto mi chiederebbe di nuovo Cristo e altre verità della fede, in cui però sarebbe debole, perché tutto è già stato dato in Lui. In tal modo farebbe un grave oltraggio al mio amato Figlio, poiché non solo in ciò mancherebbe di fede, ma perché lo obbligherebbe ad incarnarsi di nuovo e ad affrontare ancora una volta la vita e la morte qui in terra. Tu dunque non desidererai né chiederai nessuna rivelazione o visione da parte mia. Guarda bene il Cristo e in Lui troverai già fatto e detto molto più di quanto tu vorresti. Avete notato un testo estremamente chiaro. Ti dice che adesso Dio non ha più niente da dirci e da darci, perché ha già dato e detto tutto in Gesù. Adesso però vi pongo una domanda, l'ultima. Se effettivamente Gesù è l'ultima parola di Dio, la parola definita, la rivelazione ultima di Dio, non ce n'è più un'altra, cosa vuol dire? Vuol dire forse che Dio non ci parla più dopo Cristo? Quindi non ci parla più? Attraverso lo Spirito Santo. Attraverso lo Spirito Santo. Attraverso il Vangelo. No, allora tanto per capirci parto da un esempio concreto. Il fatto che tu una mattina, dopo aver invocato lo Spirito Santo,
e ti metti nell'atteggiamento di Maria, che seduta ascolta e contempla Gesù, che per te è presente, ad esempio in un brano della parola di Dio, del Vangelo. E tu leggi quella parola con fede. Noi dobbiamo credere che in quel momento Dio ti parla. Ma Dio ti parla non aggiungendo un'altra rivelazione, ma attraverso lo Spirito Santo ti aiuta a percepire che cosa in quella parola che è già stata scritta una volta per sempre ti riguarda in questo momento. Lo Spirito Santo, potremmo dire, non è solo colui che attualizza la parola del Signore, ma anche colui che la personalizza, cioè la rende personale per te, nella tua situazione. Quindi, ad esempio, oggi il Signore ci parla nella nostra situazione storica, quando leggiamo la Sacra Scrittura anche la domenica. In questo momento dove siamo tremendamente impauriti dalla guerra, dove c'è la pandemia che sta crescendo di nuovo, dove c'è la crisi economica, ecco, non in un mondo astratto, nel mondo concreto. Qui il Signore ha qualcosa da dirci, oggi, per farci sentire qualcosa di importante. Certo, non è così facile percepirlo, però si tratta di stare lì e lasciare che lo Spirito suggerisca nella lettura di quel testo ciò che appunto Dio attraverso quel testo vuole dire a noi oggi. Guardate che Gesù l'aveva previsto quando ha presentato l'opera dello Spirito Santo. Dice: egli, quando verrà lo Spirito Santo, vi introdurrà alla verità tutta intera. E la verità chi è? La verità è Gesù. Quindi lo Spirito Santo ti introduce. Tanto per capirci, Gesù Cristo è la pienezza della rivelazione, ma la scoperta di quella rivelazione non è mai finita. Saremo sempre lì a scoprire quello che ci riguarda nei vari momenti della storia. Quindi continua a parlarci Dio, ma non perché aggiunge qualcosa d'altro, ma perché, e poi aggiunge Gesù, egli, lo Spirito, mi glorificherà, perché, dice Gesù, prenderà del mio e ve lo farà conoscere. Nel senso che lo Spirito Santo non ha una propria parola, ma lo Spirito Santo rende attuale e personale per te la parola di Gesù in questo momento. Prenderà del mio e ve lo farà conoscere. Ecco, quindi Spirito Santo attualizza. Ecco perché è importante, quando leggiamo la parola di Dio, sempre invocare lo Spirito Santo. Ecco, io mi fermo qui, c'è ancora qualche minuto se qualcuno ha delle domande. Io pensavo che toccassimo anche il ruolo del Papa, cioè che anche i messaggi che ogni domenica dà dicessero qualcosa a riguardo. Invece, a quanto pare, non ho sentito nulla a riguardo. E quanto dice il Papa, così, diciamo come quanto diciamo anche noi preti, eventualmente nell'omelia. E attenti bene che non ha la pretesa di essere la rivelazione di Dio, ma quanto dice il Papa diciamo anche noi preti, non così bene come il Papa, sia ben chiaro, non con l'autorità del Papa, è un tentativo di far echeggiare quella parola, cercando di renderla fruibile e più adatta a quelli che ascoltano. Questo è il nostro compito, però non possiamo sostituirci alla rivelazione di Dio. Quindi possiamo fare solo, potremmo dire, dei facilitatori per far sì che scoppi l'incontro tra la parola di Dio e l'uomo d'oggi nella situazione. Ecco, d'altra parte, in quanto ha chiesto lui, ci sta qualcosa che dobbiamo vedere la volta prossima, e cioè, in pratica, noi abbiamo parlato della rivelazione, e la rivelazione, mi ha detto,
prima di tutto è un avvenimento, questo Dio che si avvicina all'uomo e che ha trovato il suo compimento nell'avvenimento dell'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù. Comunque abbiamo a che fare con degli avvenimenti, va bene? Cioè Dio che entra, si mette in rapporto, eccetera, eccetera. Questa è la rivelazione, questa è la parola di Dio. Ma da questo com'è che si arriva alla Sacra Scrittura? Perché noi non abbiamo ancora parlato di Sacra Scrittura, abbiamo parlato di rivelazione. Ecco, la volta prossima proveremo a verificare il percorso, come si passa dalla rivelazione alla Sacra Scrittura, ad esempio ai Vangeli, dal Vangelo che è Gesù, perché è lui la bella notizia, ai quattro Vangeli scritti. Com'è che si passa? E soprattutto, com'è possibile è che questi scritti, perché la Sacra Scrittura e i Vangeli sono dei testi scritti, com'è possibile che questi testi scritti e scritti da uomini, non li ha scritti Dio, va bene? Non li ha neanche dettati Dio. No? Com'è possibile che mantengono ancora la caratteristica di parola di Dio? Perché noi abbiamo detto che di per sé la parola di Dio è la rivelazione. E qui abbiamo un testo scritto e alla fine però diciamo parola di Dio, parola del Signore. Quindi vuol dire che anche lo scritto è ancora parola di Dio. È importante capire che cosa garantisce la continuità per cui quella parola rimane sempre parola di Dio, anche nel passaggio attraverso l'opera degli uomini. La parola di Dio, diciamo così, o un brano, non so, l'hai letto più volte, una volta ti suggerisce una cosa, cioè un'altra volta la senti in un modo diverso, dipende anche da, non so, dallo stato d'animo che noi siamo, dalle circostanze che abbiamo, almeno io penso così, non so se sbaglio. Certo che dipende da quello, ma non è, vorrei sottolineare, non è semplicemente un'operazione soggettiva. Cioè dal momento che tu ti trovi in quello stato d'animo, allora gli fai dire la parola. No, è lecito pensare anche il reciproco. E cioè è il Signore che attraverso quella parola parla a te nella tua situazione. No, no, ma va bene, c'è sia l'uno che l'altro. Esatto, 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 è proprio così. Per questo non dobbiamo mai dire, beh, ma questo brano lo conosco già, basta, non c'è mica bisogno di stare lì. Scusa. L'autore della lettera agli Ebrei dice, ma la parola di Dio è viva. Quindi vuol dire che ti parla oggi. Non puoi dire, ma io l'ho già letto. Perché quello che ti ha permesso lo Spirito Santo di percepire ieri, non è detto che sia esattamente quello che ti permette di percepire oggi. Oh, non dirà il contrario, perché non si contraddice, però puoi trovare qualcosa d'altro, perché nella tua situazione lui ha qualcosa d'altro da dirti. E permettete una battuta, così parliamo un po' male dei preti. L'unico che può parlare male dei preti qui dentro sono io. Vi raccomando, non parlate male dei preti. Però mi ricordo di aver conosciuto un vecchio prete, io ero prete giovane, entusiasta di essere prete, e ero con lui durante l'estate per fare un po' di collaborazione e gli dico scusi, dico, ma adesso mi lasci un po' di tempo, dovrei preparare l'omelia e la riflessione. Ma dice, ma io le ho già tutte pronte. Come tutte pronte? E sì, dice, le ho già scritte tanti anni fa, dice, vado là ogni domenica, tiro fuori il suo malloppo e avevo già pronto l'omelia. Ecco, questa cosa non è da fare. Non è da fare perché appunto la omelia che dovevi fare 20 anni prima non è più esattamente quello che il buon Dio vuole dire alla tua gente oggi. Oh, è un'operazione difficile. Sempre il testo è uguale, non è cambiato il testo.
ma quello che lo Spirito ti permette di percepire in quel testo è diverso. E potremmo, e concludo, potremmo dire che la rivelazione che è contenuta e trasmessa nella Sacra Scrittura è un po' come un tesoro inesauribile. Proprio per questo tu puoi continuamente attingere e attingerai sempre qualcosa di nuovo e non avere mai la pretesa di esaurirlo, perché non finirai mai, è sempre più grande di te. Ecco questo, però lo vediamo la volta prossima. Una curiosità stavolta, vorrei sapere più o meno quanto tempo lei ci mette a costruire un'omelia, quanto tempo, nel senso quarto d'ora, un'ora, due ore? Allora devo essere molto sincero, qualche volta dipende anche dal tempo che ho, no, nel senso che qualche volta è proprio cerco, vi posso garantire, e l'ho già detto anche ai miei confratelli, sono contento perché anche se non riesco a ascoltare sempre tutte le omelie, però i nostri preti si preparano. Io non ho sentito mai un'omelia qui a Leno che non fosse preparata. Dopo, uno può predicare meglio, a uno piace di più, ma lasciamo perdere, questo è tutto soggettivo. Però l'impegno della preparazione secondo me c'è. E quindi qualche volta riesco magari a leggerla già qualche giorno prima e incomincio a pensarci la sera depositare. Però in linea di massima, un'oretta e mezza, insomma, ecco. Però qualche volta, io scusate, in un quarto d'ora la devo preparare perché non ero riuscito a prepararmi prima. Vabbè, insomma. Però guardate che non è bello, perché quando hai poco tempo rischi di fare meditazione per gli altri e non per te. Sei preoccupato di che cosa devo dire. Mentre invece è molto bello che prima di tutto anche noi preti, quando facciamo, prepariamo l'omelia, diciamo: che cosa mi dice il Signore? Che cosa dice a me? Secondo un momento. Però a questa gente che ho davanti, con questi problemi, Signore, tu che cosa hai da dire? Allora questo è un passaggio ulteriore. Perfetto. Allora concludiamo con la preghiera. Non c'è bisogno dell'applauso. Concludiamo con la preghiera che trovate nel retro. Eccola. La trovate, la preghiera, nel retro del corso di introduzione alla Bibbia, dove c'è tutto il programma, dove c'è il Salmo 119. Avete visto? No, quello vecchio, quello della volta scorsa. È il Salmo 119. Facciamo i versetti dal 135 fino alla fine col Gloria. Tutti insieme. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Torrente di lacrime scorrono dai miei occhi perché non si osserva la tua legge. Giunga il mio grido davanti a te. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga davanti a te la mia supplica. Liberami secondo la tua promessa. Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E se ci fosse qualcuno che magari era assente la volta scorsa e vorrebbe avere la traccia del primo incontro, ce n'ho qui qualche copia. Buonanotte a tutti.